Christensen, ricezione di Basic, bravo Sbertoli, a una mano, bravissimo. Bel palleggio, bel gesto tecnico, una palla a filo, è riuscito ad alzare egregiamente a Jean, che con Mura 1 mette a terra facilmente questo pallone. Rivediamo l'azione. Primi in attacco per Milano e Modena si riprende 4 punti di vantaggio. Sbertoli per l'Allianz, e questo è un grande attacco. E ancora, sì, questa diagonale stretta di Jean, bella apertura. Il presidente si è guadagnato una palla slash. Anche in questa mette in difficoltà la ricezione di Basic, però risolve tutto, ma da posto 4. Con una gran diagonale. Senza troppi pensieri, lascia andare il braccio, scarica forte sulla diagonale. Eccolo qui, Muro, peraltro un po' sul pallone. Rinaldi ancora in ricezione sulla battuta di Patrì, poi un altro diagonale di Petric, davvero sfortunato perché aveva tirato bene e ti tira bene. Questa è una grande alzata, messa proprio precisa davanti all'attaccante, che riesce a sviluppare un bellissimo maniago. Sbertoli. Sbertoli, sì, sì. Altra bella battuta, e questa volta, se prima era arrivato il mezzo punto, arriva il punto diretto col servizio vincente di Mar. Primo ace di giornata. Sorpasso. Forse usciva questa palla, ma si è trovata completamente addosso, non è riuscito a riagganciare Milano. Eccolo qui, il servo, palla corta, ci arriva Basic. Primo tempo toccato ottimamente da Stankovic, rigiocata per Bucherger, la difesa di Daldello. Il bagger rovesciato, Basic contro il muro modenese, Buchegger, Christensen, gira il gioco per Rinaldi, altra difesa questa volta di Mari, il bagger si gioca ancora ed è Modena che può attaccare, lo fa con Buchegger, palla bassa, l'austriaco non può forzare, di nuovo Milano a segno con il primo tempo di piano, 23-21 Allianz. Sì, in questo scambio lungo da entrambe le parti, non delle alzate strepitose. Prima quella di Tine, un po' staccata, che Basic non è riuscito a scaricare, ha lavorato sporco sulla servizio per Milano rispetto a Modena nel set precedente. Christensen, la ricezione di Pesaresi, Sbertoli cerca e trova la pipe di Mar, che oggi non se la sta cavando bene di più. Sì, qua Modena insomma spende qualche salto al centro, il set precedente Sbertoli ha giocato. Piatti per la ricezione. E invece Pesaresi, e poi arriva un gran primo tempo firmato da Kozamernik. Tommaso sta dimostrando insomma di non farsi condizionare da questi errori, perché lo dimostra. Il servizio tra 5 e 6, la ricezione di Mara, Sbertoli addomestica il pallone, palla per Patrighe, sposta il pallone per evitare il muro dall'alto dei suoi 208 centimetri d'altezza. Sì, è un giocatore che ama comunque questi tipi di colpi. La sua battuta in salto tocca il net, Sbertoli la tiene, il palleggio di Pesaresi per Patri, la difesa di Buchegger, è ancora però palla per Milano, arriva la pipe dell'Allianz. Sì, questo è un bel punto costruito con questo attacco piazzato di Patrillo, era molto marcato dal muro su una diagonale stretta, e poi dopo ancora la pipe in questo schema, mette out. E allora Leo Schuss avanti 18-17, palla che forse sarebbe terminata out, la tiene Mar, che poi va anche ad attaccare, salva Modena, una free ball però per la squadra milanese con l'attacco di Sbertoli, che ci ha preso gusto. Sì, sì, ma belle queste soluzioni, perché sono comunque soluzioni imprevedibili. Qui Christensen penso discute un po' con l'arbitro per il primo colpo di Mar, perché insomma anche a mio avviso era parecchio al limite, una palla molto trattenuta. E va a beccare l'angolino. Ha ingannato tutti, anch'io pensavo fosse una palla che terminasse out, invece... Ho avuto la stessa impressione che ha avuto il povero Rinaldi, sì. L'avrei lasciata anche io. Sì, sì. Merito Sberti, insomma, bella battuta. Piazza mentre parte la battuta di Petric, la ricezione di Pesaresi, Sbertoli cerca la posto 1 e trova l'attacco di
Jean Patry. Stankovic becca un po' su questa veloce dietro di Matteo e lascia Patry con Mura 1. 5-4 Milano con Patrizio in questo momento top scorer. Ti obbliga la palla di Patry a stare ti tiene sotto pressione anche adesso questo cambio palla e vedete da un possibile contrattacco di Modena un muro subito da Petric. Chiama il video check Gianni. Se fosse punto sarebbe il quinto muro di Cosa Berni. Modena. Bossi in palleggio riceve Mar, poi Christensen sul primo tempo di piano. Petric, palla che è corsa lungo il net, ci ha pensato e ha deciso di cadere nella metà campo modenese. Borsellini voleva cercare un colpo tagliato che andasse nel campo avversario, non cercava di rigiocare, è stato un po' sfortunato. Peccato perché insomma stanno tenendo bene la difesa sui primi tempi di Milano, ma ad agguantare questo set. C'è il primo tempo salvato da Grebenikov e poi da Petric, deve però appoggiare dall'altra parte in bagger Rinaldi, allora ci riprova un out praticamente senza muro. Senza muro, sì sì. E qui Dardello, insomma, una delle sue palle migliori, la palla dietro, Rinaldi rimane molto agganciato. Fino a non murare sono arrivati i dati statistici del set precedente, ma ha fatto tutto meglio. Sì, non mura, ma tocca tanto, lo dimostra insomma, il 36% di attacco di Milano, no? E i numerosi primi tempi che sono stati toccati e difesi. Tentare di toccare il pallone. E trovano subito un break. Grande battuta di Sbertoli, tiene Petric in qualche modo in ricezione, Buchegger lavora il pallone, ma c'è il muro passivo, poi la difesa di Mar, grande difesa di Gebrenikov, però può ricostruire Sbertoli per Patry, murato la copertura di Mar. Sbertoli allora in 4 per Basic, a segno. Ed è il punto dell'11-10 per Milano. Al termine di un'azione molto bella, però. Sì, sì, è un brutto cliente qua Sbertoli su questa più 1 perché è una rotazione abbastanza critica per Modena. E si trovano con Rinaldi dietro, Bossi e Buchegger in 4. E già il secondo break. Mentre nel set precedente con Basic che aveva regalato 2 errori in battuta, avevano girato agevolmente. Ancora Sbertoli, corto, ci arriva in qualche modo Christensen, ma non può forzare Bossi, quindi c'è la rigiocata di Milano che va a segno. Ancora con Basic. Parziale di 4-0 a favore di Milano che va sul 12-10 costringendo questa volta Gianni a chiamare il time out. Bossi. In palleggio Mara che poi va ad attaccare con un diagonale che forse finisce out ma è sicuramente toccato dal muro e probabilmente in difesa anche da Petric. 15° punto per Mara, il quarto dovrà tirare forte, ci riesce. Free ball per Milano, Sbertoli. Palla di Mar murata da Modena, ma ancora Milano che attacca e lo fa in modo vincente con Mar. E allora, dopo un set ball di Modena, arriva il match ball per l'Allianz. È un punto di Jean, perché costruito dalla battuta. Costruito dalla battuta, sì, sì. 2 ore e 7 minuti di gioco.